Tra Cerveteri e Fregene ha vissuto i suoi primi 25 anni. Angelo Accardo oggi è un professore universitario, ingegnere elettronico e scienziato. Insegna all'Università di Delft in Olanda, è autore di tante pubblicazioni nel campo della biomedicina, ma che ricordo rimane della sua adolescenza? Sì, in effetti ho mosso letteralmente i miei primi passi a Cerveteri. Poi all'età di 6 anni ci siamo trasferiti a Fregene, seguendo il desiderio di mia madre di vivere vicino al mare. Per me Fregene è stata sempre un'oasi di pace. Il professor Accardo ha girato l'Europa coltivando le sue curiosità con ottimi risultati nell'ambito della bioingegneria. Durante gli ultimi 10 anni la mia professione mi ha permesso di lavorare in diverse città italiane ed europee. Catanzaro, Grenoble, Genova, Tolosa. E dal 2019 mi trovo in Olanda, dove ricopro una posizione di assistant professor presso la facoltà di ingegneria meccanica della Delft University of Technology, TU Delft, sesta università in Europa per le discipline di ingegneria e tecnologia. Accardo ora è in grado di lavorare con gli scienziati della Rijksuniversiteit Amsterdam sulla cultura di cellule staminali di persone con e senza disturbi dello spettro autistico. Come accennato, la mia attività di ricerca si basa sull'impiego di microfabbricazione 3D per la biologia cellulare. Tra le varie applicazioni, le più recenti riguardano il tessuto cerebrale e il tessuto canceroso del cervello. Nel primo progetto creeremo delle strutture 3D per studiare la morfologia di neuroni provenienti da cellule staminali estratte da soggetti sani e da pazienti affetti da autismo. L'obiettivo in questo caso è di studiare i comportamenti di tali cellule in un ambiente simile a quello del cervello umano per identificare in futuro potenziali target terapeutici. Il primo lavoro nel 2008 è stato tema di Piero Angela in una delle sue trasmissioni Super Quark, dove si parlava del contatto della mente con una mano bionica e falla muovere senza nessun contatto con la stessa.